L'Expat City Ranking, sondaggio internazionale sulla qualità della vita promosso da Internations, la più grande community di residenti all'estero, ha indicato Milano come una delle peggiori città in cui trasferirsi. La città della Madonnina si piazza appena all'ottantesimo posto su 82 città esaminate, al centro del ciclone, costo della vita troppo alto e stipendi troppo bassi. Ma cosa ne pensano i milanesi doc ed adozione? MeTomorrow ha raccolto le loro voci tra i portici di Piazza San Babila con Fabio Implicito. Rispetto al resto d'Italia senz'altro più cara, però con servizi molto efficienti. Va anche detto che a Milano ci sono molte opportunità di lavoro e quindi c'è la possibilità sostanzialmente di poter sostenere questi costi, differentemente dalle altre zone d'Italia. È una città che ti permette tutto, qualità della vita ottima, però devi poterti permettere di vivere qua, devi fare un lavoro che ti possa consentire di permetterti l'abbonamento mezzi, di fare la serata X nel locale X, quindi è tutto proporzionato a quello. L'esperienza in Milano è veramente negativa, perché sto trovando casa, non riesco a trovarla, gli affitti sono carissimi, sto trovando monolocali in periferia a 750 euro, dove praticamente non si può vivere, non si riesce, è troppo cara, mi dà la vita, gli stipendi sono stipendi bassi, tra cui parliamo un massimo di 1.200, arrivare a 1.400, ma a Milano è possibile vivere con quei soldi. Trasferendosi nella città di Milano bisognerebbe trovare prima un'occupazione che ti garantisca ovviamente un tenore di vita un po' più alto. È come tutte le cose, è tutto proporzionato. Io sono una studentessa dell'università e non mi piace molto Milano perché per il mio budget i costi sono comunque troppo alti e fare avanti in periferia mi ostacola un po' con l'università. Penso che comunque Milano sia una città che è ben fornita a livello di costi, di servizi e di strutture e potrebbe avere costi leggermente minori. Io penso che Milano sia una bella città da vivere, abita qua mia sorella e io vengo spesso e secondo me si può stare bene. Offre molte possibilità, ci sono tantissime attività, tantissimi servizi, ha dei costi della vita più alti, molto più alti rispetto ad altre città, però offre anche davvero molti più servizi. È molto facile muoversi in un'ottica più sostenibile perché è un nostro sistema della metropolitana, è uno dei migliori in assoluto. Noi veniamo a vivere qua al nord, parlo appunto per me, sono trasferita da giù, perché il lavoro è sicuramente sotto un altro livello, ti permette di far carriera e quindi stiamo a quelle che sono le regole della città. Ovvio che come tutte le grandi città siano dei prezzi anche elevati. Non mi piace vivere qua. Ed è credo la migliore città in Italia anche per possibilità professionali. Non credo sia una delle peggiori città né d'Italia né d'Europa.